was blind to your game. You fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. Oh, bello. Sono lì? Oh, mi senti? Pronto? Pronto? Fabri? Fabri, mi senti? No, non sono in grado, però. Oh, Fabri? Ah, Roberto, qua mi devi spiegare una cosa, eh. Pronto? Oh, Fabri! Non è che... dolosa. Oh, Federi. Ah, oh, mi senti? Sì, mo te sento. Oh, ah, mi... sentivo qualcosa, ma sentivo solo non son grado. Ma te fa che? Ma adesso è ubriaco, no? No, un po' brillo. C'è sta pure Robertino, eh. Ah, fa intervenire pure lui. Va bene, allora, Mario, mandiamo un saluto, Mario, faccio tutto. Ma di che parlavano? Parliamo al volo di quello che è stata la giornata. Come dicevi te, mettiamo a confronto col Borussia Roma, dai, che tanto stai a seguire, quindi lo sai. Oh, mo rientriamo, 10 secondi, eh. Aspetta. 10 secondi. Dai, cercane, cavolo. Ah, non ti preoccupare, vado, Sicuro? Vai. E rientriamo qua su Radio Roma Futura in diretta, ovviamente 18.03 e questa era Madonna con Living for Love, è bellissima questa canzone di Madonna, la new hit che torna qua a un martedì da Leoni. Allora, nel frattempo che mi sono organizzato e tutto, abbiamo stabilito finalmente il collegamento che vi raccontavo prima con un nostro ascoltatore e soprattutto anche lui tifosissimo del Borussia Roma. Oggi ha avuto una giornata particolarmente importante e do il benvenuto qua con un grande applauso, perché oggi è stata una bella giornata per lui che ha finito tutti gli esami all'università, al nostro Fabrizio Caputo. Ciao Fabrizio! Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Federico, grandissima giornata stasera. Oh, bellissima giornata stasera, diciamo che bellissima giornata, finirà stasera questa giornata. Sì, questa giornata finirà stasera tardi, ti aspetto ovviamente per i festeggiamenti nei luoghi opportuni. Un applauso a questo invito, per forza, un applauso. Grazie. Senti, ma raccontaci un po' che hai fatto. Come mai questa giornata è stata particolare per te? Perché comunque so che hai fatto un esame, hai finito un po' tutto e forse raccontaci un po'. Niente, l'esame era difficilissimo, uno degli ultimi, e tu sai benissimo che naturalmente quando prendi un percorso di laurea arrivi all'ultimo con l'acqua alla gola e con gli esami più difficili, e quindi era un esame complicatissimo, spagnolo, insomma, quindi, lo so. E quindi mi hai raccontato vario tempo fa.
Eh sì, nottataccia sui libri, con la speranza di poter passare, e alla fine è andata tutto bene, è andata alla meraviglia, anzi, sì, grandissima giornata e poi naturalmente i festeggiamenti, bellissimo. E come diciamo, possiamo comparare anche un po' l'aspetto delle vite quotidiane, questi successi anche un po' con lo sport, no? Un po' come se avessi vinto il campionato Esatto, di bravo, esatto. calcetto, sì, Come una bella vittoria, campionato insomma, quando arrivi proprio all'ultimo minuto che non ce la fai più e segni il gol all'ultimo, ecco. esatto, ugualmente la stessa cosa, che appunto, come ti dicevo, arrivi all'ultimo con l'acqua alla gola, con i giocatori stanchi, che dopo un campionato comunque non... Non ce la Arrivano fanno più. stanchi, non ce la fanno più, e la vittoria finale, insomma, è la liberazione di tutto quanto, e i festeggiamenti sono d'obbligo, come Senti, tu ma sai. infatti io ti volevo chiedere, poi comunque tu sei molto amico anche di Paolo Galli. Ieri Paolo Galli ha fatto una prestazione straordinaria, infatti 8 e mezzo in pagella perché ha fatto una tripletta, insomma un grande spolvero proprio. E oggi ho visto anche delle foto che stai con Paolo Galli, ma com'è la sensazione? Insomma, che ti ha raccontato, visto che lui è un po' così, un po' riservato, non vuole intervenire quasi mai in Ma lui trasmissione? sempre, tra l'altro, c'ho uno scoop come al solito. Eccolo, vai. Aspetta, aspetta, che aspetta, aspetta, perché qua, ecco, la pistola, proprio la fucilata, vai. Allora, oggi Paolo Galli è venuto anche per i festeggiamenti, normalmente, cioè siamo amici da sempre, quindi è venuto per festeggiare insieme a noi. Però è venuto anche per cercare, trovare e chiedere al signor Domenico Cossio, un altro Ecco. giocatore del Borussia Roma, che Sì. vabbè, conoscete tutti quanti. Conosciamo che purtroppo al momento è infortunato, quindi. Sì, è infortunato, e lui, diciamo, Paolo però è venuto un po' a spronarlo, a dirgli: dai, ce la puoi fare, insomma, cerca di giocare il prossimo lunedì. Perché anche Paolo, insomma, è un po' stremato, come ti ho detto, si era arrivati all'ultimo, questa classifica che adesso è, Questo è uno però il scoop che signor voglio. Domenico non si è fatto presentare, non si è presentato, Non si è quindi presentato. niente, non Un si è po' come presentato, era venuto. Eto'o con Ferrero e Mihailovic, insomma, non si è presentato. Esatto, non si è presentato, cioè, per dirla tutta, si era presentato, gli ho detto: vabbè, aspetta che arriva Galli. Dice: no, 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 devo andare via, devo andare via, e ha preso e se n'è andato. Quindi, infatti, Paolo è arrivato, sconcertato, l'ha anche chiamato, e alla fine niente. Ma Va bene. è incredibile, ci hai dato una notizia abbastanza scioccante proprio, perché comunque non ce l'aspettavamo una cosa del genere. Adesso io rigirerò tutto, poi alla fine della trasmissione abbiamo il collegamento con il mister, quindi vediamo un attimo come risponderà a questa cosa, perché a questo punto. Vabbè, magari Domenico, non lo so le condizioni sue proprio reali, però diciamo che era venuto un po' a spronarlo Paolo, tu, però lui non doveva andare via, c'aveva le cose sue da fare, dai, diciamo così. Invece, per quello che riguarda la partita di ieri, oggi era abbastanza entusiasta, scommetto. Sì, mi ha detto subito, ieri ho giocato, ho fatto una grande partita, ma Paolo Galli, insomma, sempre fa delle ottime partite. Io non ricordo partite in cui non abbia giocato male, insomma, dai. Eh beh sì, no, ma infatti è dai tempi di quando andavamo all'oratorio che Paolo è sempre stato fondamentale per tutti. Senti, invece parlando di te, insomma, adesso si prospetta la laurea a quanto pare, non diciamo troppo forte. Sì, si prospetta la laurea, insomma, già aver finito tutti gli esami, avere finito tutti gli esami comunque è già un passo avanti, insomma, la laurea è una preforma, bisogna scrivere la tesi, che è importante, su Oliver Cromwell, un po', insomma, Ah, Cromwell. storia. Ah, beh, interessante però come argomento. Sì, molto interessante, infatti non vedo l'ora di cominciare a scrivere, perché, insomma, i tempi stringono, a marzo speriamo di farcela, Ah, insomma, quindi a anche per marzo breve. proprio. A marzo, e poi sì, però oggi si pensa soltanto a festeggiare. Poi da domani cominciamo a Sì, scrivere la tesi, dai, però per oggi forza.
Certo. Poi naturalmente aspettiamo anche te al varco, insomma, Eh perché beh no? sì, intanto passa il sottofondo, passano le fucilate proprio perché stai lanciando delle bombe incredibili qua, lauree a marzo. Io insomma sto anch'io addirittura d'arrivo, devo finire gli ultimi esami, però ecco, mo tra Noi diciamo. crediamo in te, infatti oggi ne discutavamo là con Paolo e con Simone Brando, che Che salutiamo insomma anche loro, ti poi anche Simone. aspettiamo anche te. E poi Dai, sì. diciamo che io sono sempre un po' in ritardo, quindi dai, ci può stare. Va, ci può stare, ci può stare. Fai un grande lavoro alla radio comunque. Dai, Ti ascoltiamo grazie, sempre, anche con Robertino. grazie. Senti, ma sta lì Robertino, non sta più a Teramo, perché io mi ricordo che aveva scritto, ti sento da Teramo, da fredda Teramo. No, sì, cioè, fa avanti, un po' avanti e indietro, perché adesso col lavoro ha un po' ingranato anche a Roma, quindi fa tecnico delle caldaie, e Giusto, eh. quindi Tanto lavoro, viene tanto lavoro. anche tanto lavoro, e quindi adesso sta, per il momento sta a Roma, diciamo, dai. Ah, va bene. Quindi stasera c'è Quindi ci anche sarà lui. anche questa sera, Stasera, esatto. ah, festeggiamenti anche tra fratelli che non può mancare. Un applauso incredibile, a posto. Senti, ma l'ultima cosa è che poi tanto so che comunque ti vai anche un po' a riposare. Stamattina a che ora ti sei svegliato? Alle 7, 6? Stamattina alle 6:15 mi sono alzato dal letto, però dentro il letto non si dorme prima dell'esame. Ogni Lo volta che c'è un esame, il giorno prima non si dorme perché l'agitazione, ripassi fra 3 e 3, insomma, un po' addormiveglia. Sì. so, lo so. Infatti, ecco che Roberto ci scrive: tanto lavoro, però pure tante spese. E c'ha ragione perché alla fine c'è tanto da spendere. Quindi, Sì, anzi, si riferiva a anzi, lui. anzi, che adesso c'è una festa. Insomma, San Valentino vi tiene abbastanza liberi. Ecco, dai. Sì, no, vabbè, San Valentino proprio non c'è problema, è Robertino single, quindi Appunto, no. magari lanciamo Il problema è il l'appello. tuo, quello è il problema tuo e di Paolo Galli, Ma insomma. lanciamo l'appello anche per Robertino, che ne so che è single, magari entro Ma San Valentino. sì, ma è pieno di donne in realtà, è pieno di donne, però lui non si concede facilmente, Vabbè, ecco. a Teramo è un bear de fam, mi ci gioco tutto su questo. Sì, certamente, non ci racconta a noi Federico, resta Senti, lui, è un gran ladio lover. per chiudere, l'ultima cosa che volevo chiederti, insomma, facendo un paragone appunto col Borussia Roma, lo sforzo alla fine ripaga. Hai visto alla fine quanto ce l'hai messa tutta, però comunque lo sforzo ripaga e speriamo che il Borussia Roma riesca a vincere il campionato. Certo, ma sono sicuro che comunque lo sforzo del Borussia vi porterà alla vittoria, insomma, quindi dai. Lo speriamo tutti, dai. Comunque io allora mando un saluto tanto per cominciare a te perché ti faccio i tantissimi auguri. Poi stasera cercherò in tutti i modi di venire a festeggiare perché non posso mancare assolutamente. E poi Certo. mando un saluto a Robertino che sta lì all'ascolto. Tante spese, cerchiamo di spendere di meno perché insomma è un periodo di crisi, non usciamo e piove pure, fa Esatto, freddo. è vero. Cioè. E poi ti arrivano i chicchi di grandine in testa, insomma, poi non è una bella cosa. E poi ti volevo appunto con questi saluti ti volevo anche appunto dedicare, visto che hai fatto l'ultimo esame, l'ultima hit di Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo, che comunque chi sogna alla fine vince Bellissima, sempre. bellissima, bellissima, grazie. Va bene, oh bello, ti mando un abbraccione e poi comunque tanto mo penso che comunque ci vedremo adesso. Ci organizziamo. Ok, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao, bello. Ciao. E questo era il nostro Fabrizio Caputo che è stato qua. Ovviamente un applauso oggi, ripeto, giornata particolare qua in radio perché non c'è Davide Moroni che è purtroppo è allettato, febbricitante dopo la super prestazione di ieri. Però comunque giornata particolare in positivo anche per il nostro Fabrizio che comunque è stato qua in collegamento telefonico insieme anche a suo fratello Roberto Caputo. Vi mando un saluto anche a lui e gli dedichiamo appunto questa canzone meravigliosa di Ligabue, Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.